Hanno detto tutti di sì. Presidente Paoloni, buonasera. Buonasera a tutti. Ha partecipato quasi da giocatore a questa partita, sentivamo la nostra destra accompagnare tutte le azioni del Sora, un Sora veramente da applausi quest'oggi. Non far tirare mai in porta la seconda della classe, una grande squadra come il Butori da un punto di vista individuale, non è sicuramente da tutti, una vittoria strameritata, forse ci stava anche qualche gol in più nel computo complessivo. Sì, sì, è stata una partita eccezionale, i ragazzi bravissimi. Infatti tutto là dentro i spogliatori mi hanno detto di qualcosa, non ho parole, bravi a tutti. Naturalmente pure io ero preso dalla partita e qualche cosa dicevo per incoraggiare i ragazzi, però vedo in loro proprio un agonismo, una carica proprio davvero sorano. Io non sono sorano, ma mi sento che tutti sembrano sorani delle sette generazioni, e questa è una cosa bellissima. Ringrazio tutti, il mister, i giocatori, i tifosi, tutti, pure quelli che magari qualche volta ci contestano, però loro sono tifosi, giustamente, però va bene così. L'importante è che loro hanno capito che noi stiamo lavorando su un progetto di giovani, il mister è una persona in gamba, quelli che c'erano prima erano persone in gamba lo stesso, qualcuno ha deciso di andare via, ma nel calcio succede, cambiano in corsa durante l'anno. Noi ringraziamo tutti quanti, quelli che sono andati via e quelli che sono rimasti. Naturalmente quelli che sono rimasti li ringrazio ancora di più, perché tipo Lisi, Molinaro, Bellucci, De Roberto, tutti bravi, 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 mi hanno dato una gioia incredibile. Bene. Mister, vai. La sua presenza comunque qui, suo ritorno a Altomei dopo tante settimane, si è parlato molto delle sue assenze più a Altomei, però tutti sapevamo che insomma lei nell'ombra c'era a contribuire al lavoro che la dirigenza sorana ha fatto e sta facendo, ha fatto e farà ancora nel corso di quest'anno, conclusosi per quanto riguarda il girone di andata con 27 punti che credo non avrebbe pronosticato quasi nessuno. Dicevo, la sua presenza è molto importante proprio per rassicurare tutti e impostare un nuovo discorso di compattezza generale, lo stesso discorso che abbiamo fatto all'inizio dell'anno, quando abbiamo detto che remando tutti insieme dalla stessa parte questo campionato si poteva portare a termine con l'obiettivo che ci si era prefissati, che è quello della salvezza. Sì, sì, noi siamo partiti per salvarci, io sono venuto a agosto, era tutto un cantiere qua, quindi io ci sono sempre stato, ma magari sono stato un po' lontano perché è successo quell'episodio, perché io diciamo ho preso le botte dal giocatore Roberto Piccolo e sono rimasto un po' male, ma fisicamente e moralmente, però ci sono sempre stato, ci ho rimesso di salute, qualche soldarello, però sono sempre stato da lontano, da Roma, che non è poi chissà quanto lontano, però mi sento tutti i giorni con il direttore sportivo, adesso con il mister, c'ero veramente anche col Boville, un po' nascosto, tipo l'uomo ombra. Quindi... Anche a Pomezia? Sì, c'ero a Pomezia, pure lì ero ben nascosto, però mi hanno pure visto i giocatori, quindi vengo, l'importante è che ci sto, perché diciamo forse l'1% di tutto questo che è successo a Sora, che la squadra sta facendo queste cose, me lo prendo io, perché abbiamo iniziato il campionato, poi ci sono anche gli altri, i vari Gino Gianmarco, Michele, Ivo, tutti, perché il Sora è di tutti e dobbiamo essere tutti uniti e speriamo di continuare ad essere uniti. Presidente, lei ha parlato prima di un progetto che sta facendo a Sora con i suoi collaboratori, un progetto che si basa soprattutto sui giovani, e forse questa è il rovescio della medaglia, soprattutto perché i giovani sono quelli che poi danno linfa, come abbiamo visto oggi, no? Perché non c'è bisogno che ci sono dei senatori in campo per vincere una partita, ma giovani arrebanti come questi quest'oggi, insomma, che hanno giocato 90 minuti più recupero, una partita gagliarda. Ecco, un progetto importante con i giovani che deve proseguire, e ci deve essere anche e soprattutto un bel divario con quella scuola calcio per Sora. Sì, infatti con l'inizio dell'anno proveremo a ricostituire questo settore giovanile, perché il settore giovanile in questo momento è importantissimo. Io ho sempre fatto settore giovanile, anche categorie di Lega Pro Serie C, però il settore giovanile è troppo importante. Ci devono stare gli anziani, tra virgolette anziani, perché però i giovani sono la vita, sono quelli che ti danno la possibilità di continuare. Tra virgolette hanno tanta fame, cioè, si devono far vedere, devono crescere, sono belli ruspanti, e poi è chiaro, cioè, bisogna mettere qualche pezzettino d'anziano, perché se tutti giovani magari sarebbe troppo, però
stiamo lavorando in questo senso. Adesso proveremo pure a rifare il settore giovanile, da gennaio ci metteremo in moto, chiameremo dei collaboratori, abbiamo individuato, quindi faremo in modo di far crescere Sora pure a livello giovanile. Presidente, 27 punti sono tanti o pochi per il Sora, visto quello che era successo in estate? Ovviamente la squadra è partita con ritardo, giocatori che sono arrivati magari già a campionato quasi iniziato, voglio dire. Ecco, con l'innesto di qualche altra pedina si potrebbe sognare, oltre al discorso della salvezza? Allora, i 27 punti sono tanti e sono pochi, noi ci accontentiamo di quelli che sono. Secondo me sognare è un'utopia, io l'ho sempre detto dall'inizio del campionato che purtroppo c'è una corazzata che si chiama Salerno Calcio, a meno che dei catastrofi, che ne so, è impossibile perdere il campionato secondo me. Però noi faremo sempre il nostro meglio perché noi dobbiamo far divertire anche il pubblico che viene. L'obiettivo, abbiamo detto all'inizio, è la salvezza, poi se viene qualcosa di più è meglio, però il campionato penso che sia una cosa già assegnata, non assegnata a tavolino, perché sono più forti, non dobbiamo essere anche realisti, però cercheremo di fare i più punti possibile, perché non è che una volta raggiunta la salvezza, noi cercheremo di divertire il pubblico e divertirci anche noi. Presidente, vai. Presidente Siroli di Sora 24, l'ultima volta in casa e anche oggi c'è stata contestazione da parte di alcuni tifosi che l'altra volta verso Fiorini, questa volta anche verso di lei, hanno detto che insomma lei è stato assente e che diciamo vogliono una società. A noi risulta che lei finora ha investito anche due soldini su questa avventura. A questi tifosi lei che cos'è che dice? Qual è il messaggio? Dico che di continuare a fare il tifo, però a favore nostro se è possibile, perché pure io sono stato un ultra, quindi li capisco pure, sono stato giovane. Molte volte sono pure un po' confusi da certe situazioni, effettivamente non è che sono venuto molto, sono stato assente, non porterò pure le giustificazioni come facevo a scuola, però dico che gli voglio bene lo stesso perché i tifosi come ce l'ha il Sora, tutto sommato non ce l'ha, non è che tante squadre ce l'hanno in Serie D, quindi tutto sommato gli voglio bene lo stesso. La società c'è insomma. La società c'è, i tifosi ci sono perché i tifosi di ultra del Sora, fatemelo dire che io ho fatto l'ultras pure a certi livelli. Sono degli interessi. Ultima per quanto mi riguarda, Roberto dice che vuole sognare nel girone di ritorno. Io dico una cosa, Presidente, dopo quella necatombe di cessioni post primo dicembre, credo che nessuno, e io in primis, pensava che il Sora da quel momento, dalla partita di Genzano fino alla fine della girone d'andata, avrebbe fatto 7 punti, quindi questi 7 punti saranno secondo me determinanti quando andremo a riguardarci la classifica tra 3 o 4 mesi, indipendentemente da dove sarà il Sora in classifica, se sarà nelle zone, diciamo nei pressi del Salerno che lei giudica imbattibile, oppure se sarà lì in una zona tranquilla di metà classifica e potrà già in anticipo festeggiare la salvezza, non so se è d'accordo. Sì, sì. Comunque noi stiamo lavorando ancora per rinforzare la squadra, non, è andata via tantissima gente che, ripeto, ringrazio lo stesso per quello che hanno dato al Sora, però ognuno ha scelto la sua strada, però noi ecco, abbiamo, anche grazie al lavoro dei vari direttori, del mister, che è una persona molto competente, cerchiamo di rinforzare ancora la squadra perché la panchina è ancora un po' cortina, per dare anche fiato ai ragazzi che giocano sempre. Però noi stiamo sempre lavorando, naturalmente queste storie che la società del Sora non c'è molte volte non ci aiutano perché qualche giocatore si fa prendere dalla paura e magari rifiuta di venire a Sora, che secondo me è una delle piazze più importanti del Lazio. Presidente, scusi, per sempre per Sora 24 Mascolo, abbiamo parlato del settore giovanile, abbiamo parlato del mercato, di questi 27 punti che comunque garantiscono un'ottima posizione in classifica. Personalmente volevo farmi una domanda sulla questione stadio. Oggi diciamo che parte forse la tifoseria, noi abbiamo ricordato un Sora Pescara della Serie C1 di qualche anno fa dove c'era lo stesso clima, però in più avevamo la tribuna coperta e di conseguenza perdemmo meno pubblico rispetto a un'occasione come quella di oggi. Dove mette, è una domanda un po' lungimirante perché questa tifoseria potrà darle sicuramente grandi soddisfazioni con un impianto adeguato, a che punto lei posiziona l'importanza appunto di avere uno stadio completamente a disposizione e magari una tribuna se non da far tornare agibile quantomeno da realizzare nuovamente per avere un impianto insomma degno di quello che era in passato.
Sì, la tribuna secondo me è importantissima. Io spero che adesso il comune con il primis e il sindaco facciano qualche cosa. Era stato detto novembre-dicembre, però forse era un'utopia. Però spero che a fine anno si facciano questi lavori, perché una tribuna del genere tenendo inutilizzata è una grave perdita a livello di società e a livello di immagini, di tutto, pure per i tifosi. Ecco, oggi pioveva, qualcuno magari ha detto sto a casa perché non mi vado a prendere l'acqua. È un peccato, perché la tribuna così, che poi è bellissima, spero che il comune faccia qualche cosa. Grazie.